Ciao a tutti e ben ritrovati su Stellaris. Nel video tutorial di oggi affronteremo un altro degli aspetti economici del gioco. Infatti oggi vediamo le risorse. Partiamo dando un'occhiata alla barra informativa in alto dove sono elencate le varie risorse del gioco. Portando il cursore sopra le varie icone si può vedere un riepilogo che indica la quantità prodotta e le relative fonti, ma anche la quantità consumata con tutte le varie voci di spesa. Le risorse si possono dividere in alcuni macrogruppi poi. Le prime che vi sto evidenziando in rosso sono le risorse di base, che servono per far funzionare tutta l'economia, senza queste non si va da nessuna parte. Le risorse avanzate, evidenziate in verde, servono per l'apparato militare e per far funzionare gli edifici più complessi. Quelle segnate in blu sono le risorse astratte, nel senso che rappresentano dei concetti più che degli elementi tangibili. La parte in arancione include le tre risorse tecnologiche che riguardano la ricerca, ovviamente, mentre quelle viola presenta le risorse rare e strategiche. Adesso vediamo tutto nel dettaglio. Allora, i primi sono i crediti energetici. Eh sì, perché nel futuro in cui Stellaris si è ambientato, l'energia è anche la valuta commerciale utilizzata dagli imperi. L'energia si ottiene attraverso le stazioni minerarie spaziali, oppure è generata dai technician, che lavorano nel distretto generatore, quello giallo. Infine si ottiene anche col trade value, che vediamo tra poco. L'energia serve per pagare il mantenimento dei leader, degli edifici, delle navi e delle stazioni. Serve per liberare i blocker dei pianeti ed è utilizzata anche come moneta nel mercato. Il mercato, che lo vediamo subito, si può aprire semplicemente cliccando su una qualsiasi delle risorse, oppure lo trovate come terza voce qui sulla barra laterale o ancora premendo semplicemente il tasto F3. Nella schermata del mercato si possono comprare e vendere tutte le risorse utilizzando l'energia come moneta. È possibile aggiungere anche uno scambio automatico mensile cliccando su questo bottone e andando poi a impostare il tipo e la quantità di risorsa che volete scambiare. Fate attenzione però che essendo un mercato è soggetto alla legge della domanda e dell'offerta, quindi se vendete grandi quantità tutte insieme il prezzo crollerà, mentre accadrà il contrario se si acquista. In linea di massima è meglio comprare e vendere quantità minori e lasciar passare qualche giorno tra una transazione e l'altra. È ovvio che se avete bisogno immediato di una risorsa, comprate o vendete. La seconda risorsa sono i minerali. Anche loro vengono estratti dagli asteroidi nello spazio oppure dai minatori dei distretti minerari, quelli rossi. I minerali sono il pane dell'economia, infatti vengono usati per costruire quasi tutto, dagli edifici ai distretti, alle stazioni minerarie e anche le armate. Inoltre vengono anche poi convertiti in risorse più avanzate, che vediamo dopo. Il cibo è la terza risorsa di base, serve ovviamente a nutrire la vostra POP. Ma solo quella biologica, attenzione. Infatti i robot mangiano energia, mentre i litoidi si nutrono di minerali. C'è un po' di cannibalismo in questo, se uno sta a pensarci, no? I litoidi sono delle pietre che però si mangiano altre pietre. Vabbè, lasciamo stare. Il cibo è prodotto dagli agricoltori dei distretti agricoli verdi. Non ci sono stazioni spaziali per il cibo, non può essere estratto dal nulla, dagli asteroidi, insomma, ma esiste una tecnologia che permette di costruire le fattorie idroponiche nelle Starbase, anche se è meglio non contare solo su quest'ultime, più che altro perché non è che producano tutto questo cibo. I consumer goods, ossia i beni di consumo, rappresentano tutti gli oggetti comuni o anche di lusso, perché no, che servono per soddisfare i bisogni della vostra popolazione. Vengono prodotti dagli artigiani delle civilian industries e dai distretti industriali consumando minerali. La quantità di beni di consumo che la POP richiede dipende dallo standard di vita. Standard più alti ne richiedono di più, a meno che non siate un hive mind, in tal caso non servono proprio. I droni di una mente alveare non hanno bisogno del nuovo iPhone per capirci. I consumer goods servono inoltre per far funzionare i centri ricerca e anche gli uffici amministrativi. Gli alloy o leghe metalliche, se vogliamo, sono la risorsa militare per eccellenza. Servono infatti per costruire e mantenere le astronavi, le starbase, le megastrutture e per assemblare i robot. Gli alloy sono prodotti dai metallurgisti che consumano minerali nel processo. Questi lavori si ottengono costruendo le alloy foundries oppure nei distretti industriali. C'è la possibilità di trovare qualche giacimento spaziale di alloy, ma diciamocelo, sono piuttosto rari. L'influence è una delle due risorse astratte del gioco e rappresenta la capacità dell'impero di imporre il proprio volere, sia internamente che esternamente. Serve per espandere i confini con le starbase, per compiere svariate azioni diplomatiche, per emanare gli editti, per influenzare le eventuali elezioni e per cambiare anche le etiche del proprio impero.
L'influenza si ottiene passivamente, ha un valore di base di 3 che poi può essere aumentato, ed il suo guadagno è modificato dalle etiche, dalle civiche, dalle fazioni politiche e anche da alcune tecnologie. Inoltre, durante la partita è anche possibile ottenere influence come ricompensa per aver risolto degli eventi. Unity o unità rappresenta la produzione culturale del vostro impero. Viene prodotta dai lavori dell'edificio capitale e dagli edifici ricreativi come l'Autochthon Monument o gli Holotheater. Esistono anche delle varianti di questi edifici che dipendono da alcune civiche o etiche, per esempio gli spiritualisti hanno il tempio. L'unità viene spesa per acquisire i Tradition Perk o talenti delle tradizioni che offrono svariati vantaggi. Diciamo che ricorda un po' la schermata delle politiche sociali su Civilization 5. Con l'iconcina del microscopio viene indicata la ricerca prodotta nel suo complesso. Se si staziona col cursore oppure se cliccate direttamente sopra si può vedere quanti punti vengono prodotti per ogni sottocategoria. Quella blu è la ricerca fisica, quella verde è la ricerca sociale, mentre quella arancione è la ricerca ingegneristica. I punti ricerca vengono prodotti dagli scienziati nei laboratori, i quali nel processo richiedono i beni di consumo. Avranno bisogno di microscopi, computer, no? Ogni laboratorio produce la stessa quantità di punti in base al livello, mentre nello spazio è possibile trovare diversi giacimenti di scienza in cui si può costruire una stazione di ricerca che magari produce anche solo uno dei tre tipi già elencati, no? A fianco dell'icona della ricerca c'è questo simbolino a forma di doppio triangolo che, se cliccato, mostra le risorse rare e quelle strategiche. Le prime tre sono risorse rare, appunto, che servono per costruire e mantenere le versioni avanzate sia degli edifici ma anche degli armamenti navali migliori. Queste si possono trovare nello spazio o come deposito su alcuni pianeti, ma la loro comparsa non è così frequente. Per ovviare al problema, se si possiede la tecnologia giusta, si possono costruire delle strutture che convertono i minerali nella risorsa che poi ci serve. Le altre quattro, invece, quelle sì, che sono le vere e proprie risorse strategiche del gioco. Il Living Metal, letteralmente metallo vivente, aumenta la velocità di costruzione delle megastrutture di un bel po'. A me questo fa sempre venire in mente il T-1000 di Terminator. Lo Zro, che è un chiaro richiamo a due universi narrativi piuttosto famosi. Da un lato si cita un pochino l'elemento zero di Mass Effect, dall'altro, essendo una polvere che aumenta le capacità cerebrali, ricorda anche la spezia di Dune, no? Come risorsa serve per produrre gli scudi più forti del gioco, ovvero gli scudi psionici, che di solito sono usati dagli imperi spiritualisti. La Dark Matter, o materia oscura, serve per costruire alcune delle componenti in-game migliori che ci siano per quanto riguarda le navi, e anche per usare l'Heterophasic Engine, che è una megastruttura introdotta con l'espansione Nemesis, che fa parte, diciamo, di tutto quel discorso di essere e diventare la crisi. Mentre i naniti sono delle nanomacchine presenti solo col DLC di Stanstar e danno l'accesso ad un componente che rende le navi in grado di autoripararsi insieme a un editto e un altro edificio. Tra tutte queste risorse ne manca ancora una, ossia il trade value, ma in realtà c'è un motivo, perché il trade value è una risorsa che viene generata da alcuni lavoratori come i Clerk oppure da alcuni corpi celesti. Ma la sua resa non è fissa, bensì dipende dalla politica commerciale che è impostata nel vostro impero. Per questo non è presente l'iconcina nella barra in alto. Per sapere in che cosa viene convertito il trade value, occorre andare su Policy, nella barra sinistra, e quindi su Trade Policy. Se selezionata Wealth Creation, ogni punto di trade corrisponde a un punto Energy. Se selezionato Consumer Benefit, ogni punto di trade vale mezzo punto Energy e 0.25 beni di consumo. Se è selezionato Marketplace of Idea, ogni punto trade vale mezzo punto energy e 0.25 punti Unity. Qui, insomma, si può scegliere quello che serve a seconda del momento della partita. È possibile infatti cambiare questa politica, bisogna solo tener conto che è possibile farlo solamente una volta ogni 10 anni. Bene, dopo che abbiamo visto tutte queste cose, una cosa importante da sapere è che non è necessario avere sempre la produzione in attivo delle varie risorse. Quello che è importante è che non si raggiunga mai lo zero con una produzione negativa, perché in tal caso si hanno poi dei malus piuttosto fastidiosi che vi sto facendo vedere qui a schermo. Ci saranno sicuramente magari dei momenti in partita in cui ci sarà una mancanza di una risorsa piuttosto che un'altra. C'è sempre comunque il mercato che ci può aiutare per ovviare alle rispettive mancanze.
Bene, anche col tutorial di oggi abbiamo concluso. Se vi è stato utile, fatemelo sapere qui nei commenti. Io vi ringrazio sempre di essere stati qui con me. Un bel like e iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!